Nene Sciortino, quando hai conosciuto Andrea Camilleri? Allora, il ricordo mio di Andrea Camilleri, la prima volta che ci siamo incontrati, appunto, è stato nel 1984. Presso la sala consiliare di Real Monte abbiamo organizzato con la compagnia teatrale Costa Bianca, Teatro Stabile Costa Bianca, abbiamo organizzato un incontro con l'autore, appunto con Andrea Camilleri, che è venuto a Real Monte con lo sceneggiatore Suriano, allora collaboravano assieme per la sceneggiatura del commissario Maigret. E quindi questa sua venuta è stata per prepararci alla nostra prima un romanzo di Andrea Camilleri, Un filo di fumo, che noi abbiamo portato, siamo stati la prima compagnia teatrale a portare un'opera, un romanzo di Andrea Camilleri in teatro. Un filo di fumo, appunto. Abbiamo fatto delle letture, delle pagine di Un filo di fumo. È stato un incontro veramente molto toccante. Ancora il maestro Camilleri era poco conosciuto, diciamo, non aveva il successo Non che aveva poi. raggiunto il successo che aveva. Certo. Ma il mondo culturale di quel periodo che viveva Andrea Camilleri, tra Porto Empedocle e Real Monte, com'era? Eravamo tre associazioni, tre compagnie teatrali, l'Officina di Raffadali, il Teatro Stabile Costa Bianca e il gruppo teatrale Caos di Porto Empedocle, che avevamo raggiunto ormai una coalizione, Una diciamo. sintonia di Sì, intenti. sì. Infatti abbiamo continuato con un'altra opera di Andrea Camilleri, un altro romanzo che è Strage dimenticata nel 1985. Uno dei suoi primissimi Sì, romanzi. sì, sì. Ma Andrea Camilleri, per così dire, fuori dal palcoscenico, com'era? Andrea Camilleri è un uomo pieno di verve, di ironia, di saper mangiare bene. Cioè? Perché lui in compagnia della solita sigaretta era un buon gustaio. Ogni volta che veniva a Porto Empedocle si faceva accompagnare a Raffadali da Enzo Alessi, e in molte di queste serate, di queste cene organizzate a casa di Enzo Alessi c'ero pure io. Lui era un buon gustaio della cucina tipica siciliana, specialmente delle cavatelle con i melanciani alla norma, che sapeva fare, secondo lui, diceva sempre lui, meglio di Tonina Rampello, la moglie di Enzo Alessi, i cavatelli con i melanciani non ne sapeva fare nulla. Erano fatti in casa? Erano fatti in casa, obbligatoriamente fatti in casa, e allora tutta. Ricordo pure l'ultima tavolata che lui ha organizzato, ed è stata la sua ultima apparizione a Porto Empedocle, presso un ristorante. C'erano Circa tutti. Pasqua di 2 anni fa. Sì, è stato il Venerdì Santo di 2 anni fa. C'era la moglie, tutte le figlie, i generi, i nipoti, una bella tavolata. E io ho intrattenuto il maestro con le canzoni della nostra tradizione popolare e introducevo sempre con la canzone E voi dormite ancora, perché questa canzone gli ha fatto ricordare che un po' di anni, molti anni prima, sempre per incontro con l'autore a Raffadali, io ho cantato questa canzone e ho visto il maestro che si è appoggiato con la testa sul tavolo, tra le mani, per tutta la canzone, per tutta la durata della canzone. Ho pensato, dico, magari non la gradisce questa canzone. No, ho pensato, invece, dopo l'applauso alla fine della canzone, il maestro alza la testa. E ho visto due lacrimucce agli occhi e mi fa: non me la dovevi fare, non me la dovevi fare. Questa canzone mia madre me la cantava sempre, perché quando io ero nicareggio
era cornuteggio, ma cornuteggio assà. E mia madre, cantandomi questa canzone, mi metteva la testa in mezzo alle gambe e io diventavo di cornuteggio ad angileggio. E allora chiudiamo l'intervista con un omaggio musicale ad Andrea Camilleri e alla madre di Andrea Camilleri. Senz'altro, con piacere. E voi dormite ancora. E aspettano quando la va faccia a te. Lascia chi stare, non dormiti più, che a mezzo a digi dintra sta vaneggia. Ci sogno pur mio, che aspetto a voi, vivi di rista facci a così bella, passo ca fora tutti lì nuttati e aspetto bella quando va faccia a dire.